Con la restaurazione, l'obiettivo di tutte le potenze è quello di prevenire un nuovo scardinamento dell'assetto internazionale. In tale ottica, il Congresso di Vienna ridisegna la mappa del continente dopo la sovversione prodotta dalla Rivoluzione francese e dalle conquiste napoleoniche. Il ritorno puro e semplice allo status quo ante, tuttavia, non è più possibile e il ritorno sul trono dei sovrani in nome della legittimazione divina si accompagna al permanere dei cambiamenti introdotti nei meccanismi della vita collettiva e agli sviluppi delle borghesie favoriti nell'età napoleonica. Le questioni più delicate sono quelle del non riconoscimento delle libertà individuali di opinione, di stampa, di associazione e l'assenza di forme di garanzia costituzionale e di rappresentanza parlamentare. Il conflitto riesplode nell'Europa mediterranea con un ciclo di insurrezioni proprio su questi temi nel 1820 e nel 1821. Dinanzi alla repressione politica, gli unici modi possibili per ottenere risposte sulle libertà individuali e sulla rappresentanza politica paiono infatti ovunque le società segrete e i moti. Su questo sfondo si stagliano la figura, le vicende e l'opera di Silvio Pellico. Nato a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 25 giugno 1789, poche settimane prima che i rivoluzionari parigini prendano la Bastiglia, Silvio Pellico è avviato dai genitori ad imparare le arti del commercio in Francia, a Lione. Ritorna ventenne in Italia, a Milano, dove si è trasferita la sua famiglia. Qui si dedica alla passione per la letteratura, la poesia e gli studi classici. Insegna francese presso il Collegio Militare degli Orfani, quindi è precettore dal conte Porro Lambertenghi, esponente di spicco della vita culturale e degli ideali liberali che fervono nella Milano della Restaurazione. Pellico, che entra in contatto con Vincenzo Monti e Ugo Foscolo, si dedica alla scrittura, in particolare di tragedie teatrali. Tra queste riscuote grandissimo successo Francesca da Rimini, interpretata da Carlotta Marchionni. Scrive e collabora con il Conciliatore, maturando via via una coscienza politica fieramente anti-austriaca, fino a quando il periodico di orientamento progressista non viene soppresso dalla polizia austriaca. Di idee patriottiche e liberali, Silvio Pellico aderisce alla Carboneria. Il 29 agosto 1820, una notificazione dell'Imperiale Regio Governo di Milano condanna qualsiasi tipo di aggregazione alla Carboneria, mirando l'associazione segreta al sovvertimento e alla distruzione dei governi. Gli associati alla Carboneria sono dichiarati colpevoli di alto tradimento e puniti con la pena di morte. È il 13 ottobre 1820 quando Silvio Pellico e l'amico fraterno Piero Maroncelli vengono arrestati dalla polizia austriaca, condotti al carcere di Venezia. Da qui, nella notte tra il 25 e 26 marzo 1822, partono alla volta della fortezza dello Spielberg in Moravia, dove giungono il 10 aprile. La sentenza definitiva della Corte di Vienna, pronunciata il 9 settembre 1821 e letta pubblicamente in mezzo a un grande apparato di forze, condanna alla pena di morte Silvio Pellico. Il 6 febbraio 1822 la pena viene commutata in 20 anni di carcere dura allo Spielberg. Ne uscirà graziato nell'agosto del 1830. L'angosciosa esperienza della prigionia, intrisa di solitudine e dolori sostenuti dalla cristiana rassegnazione e dalla riscoperta della fede, rivivono nelle mie prigioni. Pellico ne intraprende la stesura nel 1831, spronato dal proprio confessore, e la conclude un anno dopo. Il libro è accolto con grande favore per l'equanimità dell'autore nel giudicare i suoi carcerieri e per la nitidezza della rappresentazione. La popolarità del testo giova alla propaganda patriottica in Italia e all'estero, dove ha numerose ristampe e traduzioni. Ne prende atto lo stesso Metternich,
che invano tenta di farlo mettere all'indice, paragonando il danno provocato dall'opera all'Austria a una battaglia perduta. L'episodio dell'arresto a Milano del piccolo gruppo di carbonari legati a Il Conciliatore acquisisce via via rilievo. Da subito gli viene attribuito un forte significato propagandistico anti-austriaco e di celebrazione delle sofferenze dei patrioti. I prigionieri dello Spielberg divengono un simbolo e tali rimangono nell'epopea risorgimentale. La popolarità dell'opera è destinata a durare nel tempo. La vena malinconica che riconduce entro una storia intima e di ascesa personale a Dio, gli scarsi e poveri episodi raccontati incontrano il gusto dell'epoca. Il messaggio cristiano di accettazione dei disegni della Divina Provvidenza e di perdono per tutti, compresi gli oppressori, fanno dell'opera e di Pellico una icona del moderatismo cattolico che celebra così il proprio prezzo pagato alle cospirazioni e alle sofferenze per la patria, accanto alla forte presenza laica, democratica, massonica. Quello che noi vediamo è il manoscritto delle mie prigioni, conservato negli archivi storici del museo. Sulla prima pagina la dichiarazione di autenticità dell'allora sovrintendente Nicomede Bianchi. Il sottoscritto dichiara che dietro il confronto fatto sopra autentici manoscritti di mano di Silvio Pellico, il presente volume è manoscritto originale, datato Torino il 24 luglio 1878.